Quindi buongiorno, no, mi chiamo Pierre Renan, sono francese, quindi quello che dicevo è che provo a fare l'intervento in italiano, che mi scuserete prima che non è perfettissimo e quindi anche penso che alcuni vocabolari potranno mancarmi, quindi magari farò delle parentesi in francese o esempio, ma guarda, proverò per farmi capire al meglio di fare il più possibile in italiano. Quindi prima solo presento l'agenzia e il lavoro che facciamo, ma quindi solo per dire che siamo un'agenzia di architetti e paesaggisti e urbanisti. Che in Italia corrisponde più o meno quindi a architetti, paesaggisti, architetti del paesaggio, penso più o meno, e dei specialisti anche in urbanistica. Più o meno siamo una decina di persone, basati a Lione e anche in zona rurale, ma soprattutto adesso a Lione da 4-5 anni, avendo anche quindi due siti, uno più su cui portiamo esperimenti agricoli e al confronto del paesaggio che corrisponde anche alla cascina di famiglia in cui abbiamo cresciuto, e un altro sito a Lione in zona urbana densa che ci permette di avere uno studio in città, di anche lavorare una scala territoriale più ampia a livello della regione e anche per alcuni studi un po' a livello nazionale, e quindi perché da Lione è comunque più facile anche muoversi, e anche volevamo avere questi due siti per mostrare, anche dimostrare che è possibile abitare e vivere e fare legami tra le zone urbane, lo spazio urbano piuttosto, e lo spazio rurale, avendo e portando degli esperimenti e delle azioni che fanno una miscela, una concorrenza tra ruralità e urbanità. L'agenzia in pratica siamo quindi 10, 2 o 3 paesaggisti, 2 architetti che si occupano piuttosto di studi urbani e altri architetti più un assistente amministrativo. Lavoriamo a scale diverse, e su diremo tre temi, tre approcci diversi che si collegano tra loro. Il primo, e quello che ci ha lanciato, è quello della costruzione proprio come architetti e anche paesaggisti, ma lavoro di architetto più classico, diremo, per costruire degli edifici agricoli, che più o meno è la nostra prima specialità. Siamo figli di contadini e quindi abbiamo voluto, uscendo dalla scuola, provare a vedere cosa si poteva fare con questa storia che portavamo e come farne qualcosa nel campo dell'architettura e del paesaggio. Quindi abbiamo creato l'agenzia nel 2007, quindi da 14 anni. All'inizio eravamo solo in due, quindi ci siamo detti, boh, proviamo a rispondere a dei progetti pubblici e tutto quanto, e quindi alla fine con programmi un po' alternativi che si confrontavano alla questione agricola, siamo riusciti più o meno a farsi questa specialità, a costruirla, a valorizzarla anche e a farne un po' una specialità che ci fa anche più o meno l'identità della nostra agenzia, lavorando su temi che ci piacciono. Quindi questa prima parte di piuttosto edifici agricoli, di cui parlerò dopo. Un'altra parte della produzione che è più classica, ma che porta proprio su progetti in zona rurale, di edifici pubblici come delle aula di convivialità, di scuole, asili anche, e voilà, progetti di questo tipo,
però su cui anche ci poniamo sempre le domande sulle risorse che impieghiamo, il confronto, il rapporto con il paesaggio e su questi progetti lavoriamo anche spesso in zone che proprio sono tipo parco, non so come da voi si dice, ma parco regionale naturale o come dire, ambiente che sono abbastanza preservate e un po' messe su cui ci sono abbastanza regole e come dire, regole e come dire, non ho la parola esatta, ma intanto ambienti che sono che richiedono un'attenzione e una logica di intervento abbastanza precisa e attentiva. E la stessa parte del nostro lavoro corrisponde a piuttosto dei studi che portiamo a scala larga, territoriali, che pongono la questione di rapporto tra agricoltura, spazio agricolo e spazio urbano, provando di sempre cercare a fare delle miscelie, dei legami e a capire come la produzione e lo spazio agricolo e le pratiche agricole possono portare qualcosa e migliorare lo spazio urbano, le pratiche urbane e creare dei spazi di confronto, di complementarità, piuttosto che separare tale spazio agricolo e tale spazio urbano. Quindi abbiamo questi tre spazi e luoghi, un po', potremmo dire, di lavoro, e che quindi ci permettono di provare a pensare sia a scala larga, di lavorare anche con i politici, abitanti, tutto quanto con dei metodi anche di concertazione, di dialogo che portiamo e che sono importanti anche nella nostra démarche, e quindi di essere sia a questa scala territoriale e anche che ci permette anche di provare a capire come un progetto a livello del territorio urbanistico si può portare e si può anche alimentare e portare e condurre. E anche andiamo quindi da questa scala fino alla scala anche dal dettaglio della costruzione, che per noi è proprio importantissima, lavorando appunto su edifici agricoli per cui lavoriamo proprio con le imprese a dei dettagli che speriamo e che portiamo fino alla fine, essendo proprio il più preciso possibile. Quindi nel modo di mettere insieme i materiali e anche di portare come dire, una visione anche di legame con le risorse, con il territorio, tipo lavoriamo molto in legno e quindi sempre cerchiamo con le imprese con cui lavoriamo di portare, di creare dei legami tra le foreste, quelli che tagliano gli alberi il legno con cui costruiamo, che non sia del legno che viene da altri paesi o altro, ma che proprio che permette anche di sviluppare delle ricchezze locali. Quindi guarda, ci sono questo lavoro che portiamo, che per noi è importante di riuscire a collegare un approccio largo, andare fino al dettaglio e lavorare su questa dimensione proprio delle risorse, quindi dicevo sia a livello del territorio, le capacità agricole di un territorio, capire quali sono le sue risorse, come suolo produttivo e alimentare, e anche andando, nel processo della costruzione, capire anche sempre quali sono le risorse da captare, da prendere, da
da usare, da utilizzare piuttosto in un territorio per creare delle costruzioni che siano e dei paesaggi costruiti che siano in pieno legame con il loro territorio. La presentazione di questa sera la porto e la metto in due, diremo, due tempi, due o tre tempi. Il primo, presento rapidamente, velocemente la cascina e gli esperimenti che facciamo. Un secondo tempo presento dei studi un po' più larghi e ultimo tempo presenterò 3-4 progetti agricoli e uno che abbiamo fatto vicino a un lago in Francia. Quindi andiamo dalla presentazione, primo piuttosto la realistica di una cascina e cosa ne facciamo, il tempo dei studi e poi quello delle costruzioni. Quindi sulla cascina mostro solo immagine, non, come dire, non la visione del progetto che abbiamo sulla cascina. In pratica il progetto è semplicissimo, consiste più o meno a ricreare spazi e a riqualificarli, aggiustandoli sempre con i milieu, noi chiamiamo, ritrovando delle congiunture che permettono solo di capire tipo, cos'è un terreno in pendenza, cos'è un terreno che è una lavalata, cos'è un legno, una foresta piuttosto, che può essere abitata da animali. Voilà, è un po', questo è un po' il progetto generale che portiamo. E qui mostro un fatto particolare che portiamo dall'inizio, dal 2008, è che quindi questa cascina, che è la cascina di famiglia, quando abbiamo creato l'agenzia all'inizio eravamo solo su questo sito, quindi su cui abbiamo cresciuto. E in pratica abbiamo provato a creare un festival con un'associazione che si chiama Policulture, che sia un festival di arte contemporanea e che per noi era importante perché era un momento decisivo in cui ritornavamo sulla cascina dopo gli studi e tutto quanto, che c'era una storia familiare con la mamma, tutto quanto, che era la cascina, e l'idea era con questo festival di arte contemporanea, di permettere di portare altri sguardi che i nostri, che più o meno era quello, il mio, quello del mio fratello, quello della mamma, del padre, tutto quanto, di uscire un po' di questo quadro proprio familiare che poteva essere un po' pesante, in pratica invitando degli altri artisti, degli amici, paesaggisti, artisti, architetti e altro, a proporre anche loro dei sguardi e degli interventi possibili su questo spazio. Per noi era un modo di obiettivarlo, più o meno di estrarsene, e di avere uno sguardo nuovo su questo spazio che conoscevamo in un modo abbastanza intimo. E quindi quello che mostro qui, per esempio, è un intervento semplice che quando c'è quindi questo festival, che più o meno ci sono 2.000 persone che vengono tutti i 2 anni, che in pratica qui sono solo della recuperazione di legno di palette, quindi un elemento industriale, che ci permette su un fondo umido di creare uno spazio, un passaggio effimero che permette di proteggere il suolo, che qui è abbastanza umido e che se la gente camminava qui solo in 2 giorni ci sarebbe del piétinage, diremmo, la terra o il suolo sarebbe un po' usato o rovinato e disturberebbe il milieu umido che abbiamo qui. Quindi quello è un intervento semplice che per un tempo dato, corto, permette di presentare e guidare e permettere che della gente esterna alla cascina viene e si crea dei percorsi attraverso i prati. E quello che diciamo, oltre gli interventi artistici che permettiamo sulla cascina, per esempio qui vediamo, questo è un intervento artistico, qui un intervento che facciamo e che permettiamo
E che qui boh, sono i sentieri, appunto, là, sì, questo è piuttosto il pettinaggio delle mucche che appunto la gente prende come un sentiero attraverso i campi per questo tempo. E in pratica quello che vogliamo dire con questo intervento, questo festival, è che anche con quello che portiamo con gli studi che facciamo, è che anche nelle zone rurali, un legame nuovo può essere trovato tra spazio agricolo e pratiche urbane. Quello di cui ci rendiamo conto spesso in tutti gli studi che facciamo è che nei spazi rurali anche ci sono problemi di confrontalità tra popolazione rurale e agricola e i nuovi abitanti, quelque part, che arrivano nella campagna e che arrivano nella campagna e che non conoscono bene e che non hanno una cultura rurale e quindi che non capiscono cosa fanno gli agricoltori. E questo festival ci permette di far capire, di trasformare anche lo spazio agricolo più o meno come un parco temporaneo, almeno, su cui si può iniziare a capire, come dire, le funzionalità e le pratiche agricole, ma anche rendere ludico o divertente e fare dei detournement dei detournement anche sulle pratiche agricole. E per esempio qui è semplice, ma sono le nostre mucche, degli Highland Cattle, che sono mungono i prati, no, i prati umidi, e che in pratica qui è un lotto, cioè vanno a fare delle deiezioni su quadri dove siamo, dove la foto è presa e c'è una buvette e la gente fa il pari di sapere dove vanno le mucche a, boh, per essere, non ho altre parole, mi scuserete, ma a fare la cacca. E quindi questo dispositivo l'abbiamo importato più o meno dalla Svizzera, nelle stive su cui si fa quello, ma è solo per mostrare che anche con gli animali si può giocare e creare dei spazi e dei tempi comuni tra pratiche, attività ricreativa e urbana e pratiche agricole. Qui è un po' la stessa idea contraria, è un esempio di golf su un terreno agricolo su cui le pecore stanno sul prato delle pecore. Qui anche il fatto di creare e di dimostrare che le attività agricole possono essere creative, cioè qui un artista che ha proposto di prendere tutta la lana della cascina prodotta nell'anno e di metterla in rotolo con la macchina che serve a fare le bod del fieno, quindi fare un detournement in un certo modo, ma anche creare un tempo speciale, culturale e temporaneo che racconta o ricrea o si collega con una nozione un po' di nostalgia agricola o di tempo rurale anziano, trasformandolo in un tempo un po' legato a una visione più contemporanea e artistica. E quindi questo esempio è solo per far capire che uno spazio agricolo in un certo tempo anche può diventare e portare un discorso nuovo anche sul fatto di capire e di far interagire i trattori, le macchine agricole con il pubblico che può essere presente. E quell'ultimo esempio della cascina, che in pratica permette di mostrare anche, queste sono delle pierasselle che sono colorate, che sono un po' come delle colorate con delle suicette, e che mostrano anche che le pratiche agricole, cioè dare del sale agli animali, che è qualcosa che è necessario, e metterlo in evidenza, crearlo e renderlo ludico e divertente, ancora una volta per creare un detournement e far capire anche che le pratiche agricole esistono e
possono essere capite in un altro modo che in un luogo in modo pedagogico, ma con una mediazione anche culturale. Ecco, per la cascina, l'idea è solo di qui, per la cascina era piuttosto quindi dimostrare quello che un luogo agricolo può anche essere qualcos'altro, assumere una certa polivalenza in tempi dati, ma anche in alcuni modi più o meno fissi, ma che, non, che lo spazio rurale può essere anche sinonimo di apertura e di collegamento e di spazio di legame tra urbani che abitano nella campagna e popolazione più agricole o rurale. Mi scuso, due secondi. Ecco, scusa. Quindi qui mostro un altro uno studio che stiamo realizzando per la città di Clermont-Ferrand, che è su una zona periurbana e su cui ci pongono dei problemi abbastanza importanti di consumazione della terra agricola. In pratica qui c'è tutta una zona piatta che oggi è un terreno agricolo, più o meno povero come a livello della diversità delle pratiche agricole, cioè ci sono solo grandi culture, e quello che abbiamo dimostrato, non si mette bene, arriverà. Cosa c'è? Quello che abbiamo mostrato in pratica, scusi. Ecco, quello che abbiamo mostrato è che tutto questo terreno qui in grigio con attorno le parti rosse, quindi qui e qui, e gli edifici messi in nero, sono delle costruzioni che ancora non sono costruite, ma che saranno di sicuro costruite con il piano urbano che c'è adesso, costruite fra 10 anni. Quindi quella figura che avevamo sopra della piana larga è ancora visibile. Abbiamo dimostrato ai politici che fra 5 anni non esisterà quasi più e che più o meno ci saranno ancora quasi 200 ettari che vanno a passare da uno stato agricolo a uno stato urbano. E quindi abbiamo posto tre domande o tre proposte in pratica, dicendogli sia stiamo nella visione progettuale di adesso, cioè con le zone urbane che oggi sono previste, avendo quindi dei progetti che proviamo a migliorare, avendo delle qualità architettoniche, tutto quanto di qualità, si può anche fare, ma con il problema della consumazione di spazio agricolo. Portiamo un secondo livello di integrazione delle strutture di natura, diremo, con la gestione e la mutualizzazione, piuttosto della gestione dell'acqua, con dei reso idriche, delle riviere, delle nuche, permettono una strutturazione del paesaggio e di un cadrage e di un inserimento un po' meglio di tutte le costruzioni che arrivano, e siamo ancora più, potenti o ambiziosi, non ho la parola, ma con una volontà politica abbastanza forte, e riflettiamo di nuovo su il fatto che questi terreni sono previsti come spazi di costruzione, dicendo che, stoppando le costruzioni e la loro eventualità, e pensando piuttosto a una trasformazione agricola
inserendo dei vergé, delle potagé anche, quindi alberi produttivi, frutteti, tutto quanto, che potrebbero creare delle zone di confronti tra spazio urbano attuale e le zone agricole che sono da ridefinire, però sia senza costruire, ma anche se ci sono delle costruzioni, legandole con una visione anche economica dell'agricoltura, cioè pensando quella zona economica che è pensata qui piuttosto unicamente in un modo come dire, di sviluppo economico, senza pensare a chi potrebbe venire qui, e in questo scenario pensando piuttosto a dicendosi che sia queste zone che sono previste per costruzione di edifici, quindi possono tenere il loro ruolo agricolo, ma se accogliono alcuni edifici, che siano degli edifici di trasformazione, di produzione alimentare locale, start-up che lavorano nell'ambito dell'agricoltura o altro, che in pratica questo spazio diventa un luogo più inventivo in collegamento con il suolo che qui è abbastanza ricco, anche che è qui e che esiste, e anche ripensando la città che è qui, fa tutte queste zone che sono qui, su cui ci sono abbastanza edifici che oggi non sono quasi più utilizzati, delle parti del suolo che non sono usate, e quindi ripensando anche lo sviluppo di zone artigianali, lo sviluppo economico, non prendendo delle nuove terre agricole, ma ripensando anche e aggiustandosi con la parte delle città che già sono costruite e che sono un po' delesse per alcune parti. E questo lavoro, quindi questa è la visione ultima del progetto, che è uno studio, è un plan paysage, che sono dei studi che sono portati dallo Stato e che si impongono di avere una strategia di concertazione con i politici, gli abitanti, tutto quanto. Lavoriamo su questo da 2 anni, e in 2 anni, poi con il Covid, tutto quanto, che ha reso un po' più complesso gli stati di cambio, però ha messo in moto un vero dialogo e di attenzione di molti politici del territorio, che all'inizio non consideravano importante questa parte del territorio, ma che oggi si mettono a riflettere in una maniera un po' diversa, e alcuni sì, che questo è il livello più ambizioso, quelque part, della visione del territorio, sto parlando di costruire tutto quanto, pensando una strategia economica un po' diversa, riconoscendo, no, anche il ruolo economico dell'agricoltura, e che quindi molti politici del territorio da 6 mesi, anche dopo appunto la crisi sanitaria del Covid, che anche quello ha permesso di rendersi conto dell'importanza dell'agricoltura oltre di prossimità, che quindi ha permesso una fase, uno sguardo, una transizione importante, che oggi i politici cominciano a portare questo sguardo e questo modo di sviluppo e di sviluppo territoriale, che può diventare sostenibile. Le immagini che presento sono sia delle piante, ma anche tipo delle sezioni, che qui è lo stato di oggi, quindi un'agricoltura monofunzionale, degli edifici, le infrastrutture che sono qui, che collegano solo le grandi metropolitane, che non hanno legame locale, provando a trasformare il territorio e le frange tra spazio urbano, spazio agricolo, con un'agricoltura più vivriera, di prossimità, che permette sia di creare dei legami e dei tempi speciali tra agricoltura e spazio creativi. Per esempio, qui presenti
presentiamo uno stadio che è messo tra gli alberi, dei potager anche che la gente può fare insieme, non soltanto gli agricoltori, e anche il fatto, per esempio, di avere degli edifici agricoli che possono anche essere dei ristoranti e quindi legare spazi di attività in cui la gente lavora, zone logistiche, terziarie o altro, e anche quindi spazi agricoli che possono diventare con queste frange dei luoghi un po' intermezzi che permettono di creare una nuova versione e abitabilità anche del territorio. Questo è anche un altro studio che portiamo sulla piana di Versailles, vicino a Parigi, nel prolungamento del parco del castello di Versailles. E quindi mostro degli estratti di questo studio, ma quello che è stato importante, che ha fatto un po' un déclic anche lì per i politici, è stato di capire che in pratica qui colleghiamo due foto, una del XX secolo, della metà del XX secolo a oggi. E quindi quello che abbiamo mostrato è che in pratica qui in rosso abbiamo le zone urbane che sono state costruite nella seconda metà del XX secolo. E quello che abbiamo mostrato è che in pratica lo spazio agricolo è stato un po' preso e è stato consumato, però quello che soprattutto è sparito sono tutte queste zone intermediare, quello appunto che riproviamo di creare nello studio di prima che presentavo, ma queste zone intermediare di produzione di prossimità, i potager, i verger, di produzione proprio alimentare di subsistence, ma in pratica sono soprattutto quelle che sono sparite. E quindi questi legami funzionali, potremmo dire, alla scala del territorio tra i borghi e lo borghi in uno spazio agricolo con delle couronne, potremmo dire, di spazi di vivrier, noi diciamo proprio di agricoltura di prossimità, sono quelli che quindi sono spariti, magari che sono a ricomporre. Quello anche che mettevamo in presenza è che qui sono tutti edifici agricoli che oggi sono sia presi nel tessuto urbano che non hanno più un posto giusto, cioè le vecchie cascine che non si sono sia dell'abitazione o sono delle se, non hanno più funzione. E quindi è anche una riflessione di dire che ci sono anche delle potenzialità per questi edifici agricoli che sono presenti sul territorio e che possono essere dei luoghi un po' come questi spazi di frange, dei luoghi un po' di intermediari che possono avere sia un ruolo agricolo, assumere anche una polivalenza e essere anche dei luoghi di abitazione per turisti, per esempio, dei luoghi culturali contemporanei, voilà, che anche gli edifici agricoli che non hanno una funzione di attualità trovano dei nuovi programmi e assumono una nuova presenza a livello del territorio. E quindi, boh, qui prima erano le foto aeree che presentavo, qui sono più delle assonometrie a livello del territorio, solo per spiegare un po' quello che vengo da dire, cioè le piste di azione. Quindi uno è su quegli edifici agricoli di cui parlavo, che proprio sono tra spazio agricolo o preso un po' nel tessuto urbano e su cui potremmo riflettere in pratica sul loro divenire. Due, dell'azione su queste nuove frange agricole da reinventare, per metodo delle confrontazioni nuove tra spazio abitato e spazio agricolo, e permettendo anche di ripensare la struttura vegetale di queste zone pavillonnaire che sono qui, che spesso sono di una vegetazione un po'
estranea, direi, che non è locale né produttiva. E avendo queste frange, per noi è anche un modo di creare uno spazio in cui ci possono essere sia dell'agricoltura vivriera, maraîchage o che sia presenta, dei potager anche che usati dai riverain, e anche che permette di ritrovare una cultura un po' rurale o produttiva che poco a poco permette di ripensare anche le zone urbane, scusi, e la loro struttura. E in tre, anche l'idea di ripensare i luoghi agricoli, cioè noi li chiamiamo le pôles agricoles, pensando per esempio dei luoghi di vendita di prodotti, luoghi anche per le macchine agricole, tutto quanto, spazi di produzione agricoli che sia trovano posto nelle zone agricole, ma anche sui punti di intensità del territorio nuovi, cioè vicino ai luoghi e ai punti e tragitti di comunicazione che innervano il territorio. E infine anche il fatto che in quarto c'è la questione delle modalità di mobilità e di ripensare anche, parlavo di questi, delle tranvie, delle vie, delle strade, tutto quanto che sono presenti sul territorio, ma riuscire anche a collegare, a ripensare i modi dei trasporti del territorio e pensare i vecchi camini, i camini agricoli che hanno una funzione di dessert dei prati, delle colture, anche per la loro capacità a portare dei trasporti o della mobilità urbana nuova e che permette di innervare in un modo nuovo anche il territorio e di, per esempio, essere qui a bici, a piedi o tutto quanto, ma che permette anche di fare capire e fare in modo tale che tra spazio urbano e popolazione che vive nello spazio piuttosto urbano, che riesca ad uscire un po' del contesto urbano unico e di avere dei spazi di incontro e di confronto con lo spazio lo spazio agricolo, anche per captare e essere bene anche nello spazio agricolo e avendo e sviluppando una visione territoriale che permette dei spazi di complementarietà tra i luoghi di abitazione e anche gli spazi agricoli e gli spazi produttivi e alimentari. E quindi, boh, questo sono esempi di edifici action, cioè pensare ai vecchi edifici agricoli, come dicevo prima, anche i nuovi. Per esempio, qui può essere un gymnase, ci può essere un terreno di badminton, per esempio, o di volley, e l'estate ci possono essere le pecore che vengono qui. Pensare, voilà, questi edifici come risorse e con delle nuove potenzialità a livello territoriale. Qui anche, boh, quello che dicevo prima, il fatto di ripensare queste frange agricole, creando dei spazi intermedi, quindi tra lo spazio vivibile oggi, che si vive oggi, il residenziale, e lo spazio agricolo, creando dei spazi intermedi, ancora una volta, che sono sia occupati da agricoltori, sia dagli abitanti che sono qui che possono investire parzialmente questo spazio. Qui c'è una rappresentazione scematica, questo studio l'abbiamo portato quasi 5 anni fa. 5 anni fa sono dei discorsi che i politici cominciavano a capire. Oggi, quello che dicevo, anche il Covid magari ha rinforzato quello, ma oggi lavoriamo no, noi su alcune metropoli come Clermont-Ferrand, ma anche un po' altro a livello della Francia, quindi su alcune città che si pongono davvero queste questioni e che portano oggi proprio queste problematiche di ritrovare agricoltori che producono la verdura, frutta e tutto quanto, e avendo de, de,
dei nuovi rapporti di prossimità. Quindi quello che volevo dire è che voilà, queste proposte, se alcuni anni fa non erano tanto ascoltate, oggi davvero fanno più o meno, cominciano a fare parte dei tema e dei scemi di schemi piuttosto di sviluppo portato da alcuni politici, non tutti, ma sono sempre di più a interessarsi a questa questione. Qui mostro, sì, c'è 40 minuti. Mostro un esempio che è uno studio che abbiamo portato su un paesino rurale. La domanda prima era solo di dire che questo comune considerava che aveva un problema per il centro burro, quindi il centro urbano, dicendo che non c'è più vitalità, che non ci sono più negozi, tutto quanto, e quindi lo studio partava solo sul fatto di trovare una strategia commerciale o altro di rinnovamento urbano, ma si interessava solo a più o meno allo spazio urbano. Il perimetro definito dallo studio era solo quello. E quindi noi siamo arrivati, eravamo 5-6 uffici a lavorare su questo studio con altri amici, tutto quanto, altri architetti anche che sono più specializzati in studi urbani. Noi eravamo qui a livello per portare il discorso al livello del paesaggio. E quindi quello che prima abbiamo mostrato è stato di dire che il paesino che mostravo è qui, che l'importante anche era di riconsiderare non soltanto il centro urbano, ma il territorio comunale completo. E quello che abbiamo messo in evidenza è che questo territorio è molto vario, cioè è fatto da qui siamo a 800 metri di altitudine e qui a 1400, quindi un paesaggio di montagna media, composto però da etage, da piani, scusi, da piani diversi, cioè i fond de vallée, con la rivière che passa, il fiumetto che passa qui, il piano agricolo che è investito in un'agricoltura abbastanza dinamica, il piano delle foreste. Che boh, è gestito più o meno, è gestito abbastanza bene, come quello agricolo, e infine il piano dell'alto altitudine, quindi 1200-1300, che è composto da spazi di estivo, su cui d'estate gli animali vanno. E quello che abbiamo anche mostrato è di dire, boh, a livello del comune c'è tutto questo territorio che è organizzato bene, che ha una lettura dei piani che è abbastanza chiara e che compone uno spazio di qualità. Però il problema che vediamo e che per noi abbiamo è che c'è questo centro urbano che poco a poco nello spazio delle valli con le pendenze che sono forti e tutto quanto, tra lo spazio agricolo che è gestito bene e lo spazio urbano e il fondo della vallata, ci sono tutte queste pendenze che tendono a proporre una chiusura del paesaggio e uno spazio di friche che può avere il suo vantaggio, ma che però qui consiste a creare una spessore tra spazio urbano e agricolo che stacca i legami e le complementarità che ci possono esistere. E quindi quello che abbiamo detto è che era importante di poter trovare dei metodi e dei mezzi per ricreare questi legami e che con questi legami, che sono questi legami tra spazio agricolo, spazio urbano, che potevano essere un nuovo metodo di abitabilità del territorio comunale e del centro urbano. Quindi qui abbiamo anche mostrato quello tipo, questo è il paesaggio che c'era 1950 più o meno,
Questo è più o meno quello di oggi, con dei terreni che iniziano a non essere più coltivati e più aperti. E questo può essere la visione di domani, più 20 anni, quindi di un paesaggio e uno spazio urbano completamente preso nella foresta. Ancora una volta, questo paesaggio può avere le sue qualità, però può anche creare delle condizioni di abitabilità urbane che non sono in collegamento e in apertura con il territorio e il paesaggio. E quindi quello dicevo, perché abbiamo fatto quell'approccio largo anche a livello del territorio? Dicevo, per dimostrare che i legami agricoli e urbani sono importanti e sono spariti, ma anche per dimostrare che e questo è stato nutrito, insomma, alimentato da scambi che abbiamo fatto con la popolazione, con agricoltori che siamo andati a sentire e a capire, e che loro in pratica ci dicevano che non volevano abitare nel centro del borgo, anche se molti in pratica fra 5 anni saranno in pensione, quindi in pratica non avranno più ragione di abitare nelle loro cascine che sono lontane del centro urbano. E parlando così, diciamo, boh, a questo punto perché voi non volete andare ad abitare nel centro borgo, nel paesino? E dicevano che per loro era la città, e che in pratica avevano abitando nel centro del paesino, avrebbero avuto i problemi più o meno della città, cioè essendo in uno spazio minerale, perdendo le funzioni, il ruolo di agricoli, di gestione, di poter uscire fuori, di lavorare la terra, di essere anche con gli animali. E quindi quello che abbiamo provato a pensare con loro è che alla fine hanno abbastanza, come dire, integrato, e che stanno portando, e di poter iniziare a pensare a un modo di estive comunale, più o meno, che quindi è quello che tipo mostriamo qui con dei fotomontage, cioè dicendosi che magari la gente, gli agricoltori oggi, che fra 5, 6, 10 anni non saranno più agricoltori, possono lasciare le loro cascine a dei nuovi agricoltori, che più giovani, o i loro figli o altro, che arrivano, che hanno bisogno di abitare nello spazio agricolo, e loro, per esempio, abitare nel centro del paese, avendo a carica una gestione comune a molti. Di un truppo come qui, per esempio, di permettere di avere di gestire delle pecore in comune, quindi, che permettono di ritrasformare, pâturare tutto quanto, questi prati di in pendenza che sono vicino al borgo, e in pratica di ritrovare su questi spazi un ruolo e un agricolo, e un luogo di prossimità produttiva, più o meno immediata, ma in collegamento, in transizione con spazio urbano e agricolo. E quindi quello che dicevo è un'idea che è stata lanciata così, che è stata pensata con alcuni agricoltori, anche altri abitanti del paesino, e a cui che alla fine si sono messi a pensare, a portare insieme, e dopo lo studio il comune ha comprato 10 capre, non pecore, ma capre, e quell'idea più o meno sta crescendo. E quello che è importante è quello che faccio il legame con l'inizio della presentazione, che perché qui proponiamo il modo dell'estivo. Non so come si dice in italiano estive, ma dell'estive è in pratica che è un sistema che esiste nel paesino, cioè che sul comune, dicevo che i prati di altitudine sono gestiti
gestisci in modo collettivo. E quindi qui l'idea era di ritrasporre un dispositivo che esiste, un modo di organizzazione, e di deviarlo e metterlo in aggiustarlo a questo paesino per ritrovare e ricreare e ricolonizzare, ricolonizzare sì, dei territori agricoli che oggi non hanno più questa una funzione e spazi che sono importanti per il collegamento dello spazio urbano con il paesaggio e lo spazio agricolo che è vicino. Ecco, quindi qui ho più o meno finito con gli studi e vado a passare sulla presentazione di progetti. Solo quindi qui, se faccio la sintesi dei studi, ho presentato quindi 3-4 studi che a scale diverse, che mostrano più cose. Uno che proviamo ad intervenire su spazi diversi, cioè sia a scalo delle metropoli, borghi o città di media taglia e piccoli borghi proprio rurali, e sempre di trovare a scale diverse come queste miscele tra agricoltura e presenza urbana, abitazione e modo di essere e di vivere nel territorio possono essere reinventati oggi, appunto creando dei spazi e dei tempi di collegamento e di legamento tra agricoltura e attività ricreativa. E per noi è proprio anche importante di capire che alimenta poi la nostra pratica piuttosto di architetti, ma di capire che, dicevo, l'agenzia l'abbiamo montata nel 2007 e oggi quello che vediamo è che quando abbiamo iniziato a parlare di queste cose di agricoltura, tutto quanto, di dimensione produttiva dei spazi, tutto quanto, 2007 in Francia, ma non so com'era in Italia, ma in Francia proprio nessuno ci ascoltava. Non siamo gli unici, evidentemente, a parlare e a difendere quelle proposte, ma è solo per dire che quando facevamo queste proposte era visto un po' in un modo un po' strano. Oggi sentiamo che appunto c'è una logica nuova che più poco a poco non è ancora proprio efficace, tutto quanto, ma c'è una logica diversa che alcuni politici prendono a corpo e che portano un discorso un po' più ambizioso, più rispettuoso anche dei territori e tutto quanto, integrando anche quella dimensione alimentare, produttiva, nourricière, quelque part, del suolo e provando a capire anche che oggi le città, le aree metropolitane devono ripensarsi come l'hanno sempre fatto, solo dopo l'era industriale diremo che come dire, le zone di costruzione sono state quelle colonizzate che erano le più semplici, su cui erano il più semplice più facile da costruire, cioè le zone di pianura, le zone ampie su cui la costruzione costava di meno. Quello che difendiamo è di riuscire a di nuovo capire che la città deve costruirsi integrando una dimensione agronomica e capendo e costruendosi con l'integrazione della qualità dei suoli e dicendosi che alla fine va un edificio di zona di attività, di logistica o altro, può essere costruito anche su un terreno magari più povero. E con altre dimensioni da pensare, sicuro, ma arrivando a questa logica, questa logica più o meno inizia a essere portata e capita da alcuni dei clienti con cui, i committenti piuttosto, con cui lavoriamo. Ma magari ci potremo discutere dopo.
Quindi poi adesso presento alcuni progetti che abbiamo potuto realizzare. Questo, per esempio, è non tanto, tanto lontano dall'Italia, è vicino a Modane, Bardonecchia, vicino al tunnel del Frejus, e, che in pratica è il progetto è una zona agricola che è composta da 10 edifici agricoli. E costruiti per all'inizio, questo è il vecchio paesino, questa è una vecchia nuova parte costruita negli anni 70. E in pratica il progetto consistava nella rilocalizzazione di alcune cascine che erano qui in un terreno che si trovava qui, che si trova qui. Le domande, le iniziative di queste costruzioni erano semplici. Era sia una logica ambientale, cioè che le deiezioni degli animali non erano gestite nelle cascine qui, quindi andava tutto nell'acqua, con un inquinamento che era alla fine abbastanza importante. Un fatto anche patrimoniale, cioè che le famiglie, questo è un paesino abbastanza turistico e le famiglie di agricoltori, più agricoltori, avevano di certo fra fratelli, sorelle, tutto quanto, e nelle successioni di patrimonio, fra negli heritage, ci poteva un problema di acquisto, cioè qui il metro quadrato vale 3.000 euro più o meno, per mettere delle mucche è un po' caro. Quindi c'era anche questo problema che non permetteva agli agricoltori, sul lungo tempo di mantenersi nel paesino che è a 1.800 metri di altitudine. E il terzo livello, anche che per me è il più importante, è quello uno dei più importanti anche, è quello della funzione agricola e del benessere degli animali, cioè gli spazi qui non erano funzionali e gli animali erano nelle stalle che facevano neanche 2 metri di altezza, tutte sterrate, tutto quanto per 7-8 mesi dell'anno. Quindi questi erano i parametri della domanda iniziale e anche il fatto importante è che questo progetto è stato portato da una comunità di comuni, non so se voi avete questi dispositivi, ma un gruppi di comuni poi che portavano il progetto e che poi l'hanno ridato al comune che quindi affitta gli edifici agli agricoltori. Il fatto che gli edifici siano affittati è importante perché permette di mantenere l'uso agricolo esclusivo di questi edifici. È stato scelto questo metodo perché in alcuni altri paesini della Valata, queste zone, alcune zone di questo genere erano state costruite e dopo 10 anni, alcuni agricoltori avevano rivenduto artigiani e tutto quanto, e c'erano abbastanza cambiamenti di destinazione che faceva che c'era il nuovo bisogno di ricostruire altre zone agricole perché non c'erano più edifici agricoli. E quindi qui il fatto che gli edifici siano affittati che permette di mantenere per il comune l'uso esclusivo agricolo. E questo è un fatto abbastanza importante per il progetto. Qui quindi mostro il progetto fatto. Quindi questa è una foto aerea, mi scuso, ma non di buona qualità. Ah, ma neanche quella. Ah, cioè, scusi, c'è stato un problema di legame. Ma quindi boh, permette comunque di capire come abbiamo pensato e visto e pensato il progetto, che in pratica quello che si vede per esempio bene su quest'immagine è che la riviera, il torrente qui
oggi, fa, oggi passa qui e prima faceva questo disegno e qui c'era il vecchio camino che permetteva di raggiungere l'ultimo paesino della Valata e questo camino si vede qui, è stato tagliato, il torrente è stato raddrizzato tutto quanto e questo camino era un residuo. Non più tanto usato oggi, ma residuo di un vecchio cammino storico che quindi aveva la sua importanza. E quindi quando siamo arrivati sul concorso, la prima obiezione che potevamo fare è di dirsi, boh, alla fine quello che stiamo costruendo è una zona che è oltre il torrente, in arriere, in secondo plan. Del paesino, come se volevamo nascondere le attività agricole. E quindi quello che abbiamo scelto è di dirsi che alla fine, quando vediamo la taglia qui e qui, quindi dei due quartieri di questo paesino, in termini d'impact paesaggistico, stavamo costruendo più o meno la parte mancante, quelque part, tra queste due parti. E quindi quello che abbiamo provato di fare è di mantenere e di ridare importanza piuttosto alla dimensione paesaggistica della Valata e anche delle vecchie strutture viere che esistevano. E quindi è per quello che parlavo del cammino prima che passava qui, è che quindi il primo movente del progetto è stato di dirsi, ricreiamo come qui nel vecchio borgo che c'è una via centrale attorno a cui si vengono gli edifici e creano una via vivente che è composta da corte, da viette o altro che creano una vitalità urbana. Qui ci siamo appoggi a questo vecchio cammino che esisteva per ricreare una strada nuova, una strada agricola, volevamo dire, e con dei accidenti che creano sia delle corte per gli agricoltori, delle rampe che permettono di accedere ai primi piani che sono i fienili degli edifici. E in pratica di ricreare questo motif della via che, anche se sono degli edifici agricoli, di creare uno spazio che sia anche uno spazio comune, collettivo, su cui ci sia una dimensione collettiva, ma anche che ciascun agricoltore può appropriarsi e avere lo spazio suo. E anche quello che è stato importante è pensare a livello della materialità e costruzione, che questo progetto l'abbiamo pensato su tre livelli. Primo livello, quello delle stalle in calcestruzzo, livello poi dei fienili in legno e quell'ultimo piano che è quello dei tetti, che l'abbiamo, pensando appunto a quello che dicevo, il fatto che la zona agricola era in arrière plan piuttosto indietro. Ci siamo detti, qui la foto è presa dalla strada del Col de l'Iseron, quindi che è una strada turistica, e è uno dei punti di vista sul paesino che è importante. E quindi ci siamo detti, boh, è interessante di proporre una sorta di quinta facciata che sia la vetrina della zona agricola. E quindi questa quinta facciata è la copertura, lo spazio del tetto, che è diventato uno spazio su cui le capre possono andare e su cui non si fa il fieno, però hanno da mangiare per 3 settimane più o meno. E crea uno spazio intermedio di le capre che sono qui per le 3 settimane quando c'è ancora neve attorno, vanno prima sui tetti, poi sul resto del territorio. Ma soprattutto creano uno spazio di affichage, di presenza agricola che permette di avere dei tetti che, uno, permettono l'integrazione paesaggista, ma voilà, quello che serve un motivo più estetico,
ma che per noi non bastava, e quindi di aggiungere una dimensione produttiva e di affermazione nel paesaggio della presenza agricola e dello ruolo di questi edifici. Quindi qui si vede un po' meglio questo dispositivo con le cloture, i tetti su cui quindi le capre possono andare e il fatto su alcuni piani di avere le stalle, i fienili e quindi lo spazio della copertura. Qui ho la vista su la via agricola, qui le zone, zone agricole e le parti di pâturage che sono qui, e quella via che permette di essere uno spazio collettivo, quindi per tutti gli agricoltori, che possono mettere il fieno prima di metterlo nelle grange e tutto quanto. E anche qui quello che è importante ora, mostravo la via lunga che appartiene a tutti, e poi questi spazi intermedi sia di corte, le rampe che permettono di andare sui piani, e soprattutto quello che abbiamo portato, che non era facile da portare, da fare, a mettere, è che anche se sono degli edifici diversi all'inizio, sia per il sito intero che poi per ciascun edificio, il committente voleva che ci siano delle cloture o delle robe tra gli edifici. E quindi abbiamo dovuto difendere il fatto che è un quartiere aperto anche sul suo paesaggio, sul suo ambiente, e quindi che non ci siano né grillage né clôture, ma che i volumi insieme appunto vengono a creare sia quella via e anche quelle corte e dei rapporti semplici e diretti con il paesaggio, senza dei limiti che per noi avrebbero creato una césure e un parcage nel paesaggio che per noi non era buono. Quella dimensione è anche importante della temporalità del progetto, quindi è quello che vedevamo, che d'estate quella via centrale è proprio un luogo di vita, ci sono le macchine agricole, il fieno, tutto quanto, e d'inverno ciascuno viene con le macchine, ma se no è soprattutto gli animali che sono dentro, che animano, con alcune lueur, éclairage ou autre, luce qui, che anima dolcemente lo spazio, ma che proprio c'è un cambiamento di ritmo che pensiamo che è anche interessante da capire, da portare e da fare riconoscere. E quindi quello che dicevo, qui con tutta l'animazione, è qui qualcosa di più interno, di più denso e dolce anche, e silenzioso. Per questo progetto anche quello che è stato importante è la gestione delle risorse e una semplicità di scrittura e di modo di costruire. Tutto quello che è stato fatto in calcestruzzo, più o meno c'era per 2 milioni e mezzo di lavoro solo per la parte calcestruzzo. E quindi abbiamo dovuto trovare dei dispositivi che abbiamo dovuto importare e creare una centrale sul sito piuttosto che trasportare molto calcestruzzo, cemento, tutto quanto sulle vie, e soprattutto avere anche un rapporto molto efficace e puro tra modi di costruire, le pareti che sono lasciate a vista e che permette di avere un rapporto netto e semplice con la roccia e tutto quanto che il paesaggio che è dietro. E per infine stare in questa semplicità e frugalità anche del linguaggio agricolo, che è solo funzionale, e quindi anche il fatto di lasciare le tracce del cantiere, le scritture diverse o altro, fa anche parte del metodo, la volontà del progetto di tenersi su questo, su un linguaggio semplice.
questa parte anche che permette di capire, qui siamo sul tetto, che parlavo prima della questione delle risorse del territorio. Qui in pratica il primo materiale che abbiamo usato è la terra del sito che abbiamo messa da parte durante la costruzione e che poi abbiamo rimessa sul tetto con dell'ensemencement, dei fienili che esistevano tutto quanto per avere delle erbe di qualità che sono di qui. Ma soprattutto della terra che non è importata da un altro luogo, ma che viene e che è stata migliorata durante il tempo del cantiere. Qui mostro i melèzes, quindi gli alberi che sono qui, anche per dimostrare e portare il fatto che abbiamo costruito con del legno locale, più o meno prodotto, fa preso a 50-60 km del luogo, fa legno degli Alpi. E che questo anche è un bardage melèzes, che quindi più o meno con il tempo si assimila, prende la patine del territorio. E con quell'esigenza, sia quindi di avere dei metodi di costruzione che rispettano l'ambiente e che si preoccupano delle risorse del territorio. Usandole al meglio, ma anche pensando e avendo un lavoro di precisione sulla maniera di mettere in scena tutti quei materiali insieme. Sono un insieme di dettagli e le mostro così velocemente, ma qui avevo solo del calcestruzzo, il legno che viene qui viene in copertura, ma solo del muro. E viene solo su di lui, senza né zingo o altro, o acciaio o altro, che permetterebbe un collegamento tra i due. È un rapporto molto semplice che è permesso con un'aggiuntura proprio sobria tra i due materiali. Fatto anche che per noi l'importante era che ritroviamo questo qui, a parte le porte. E boh, le portai qui che sono qui, che si aprono, ma che la dimensione costruttiva in un certo modo non appare in modo immediato, cioè per noi quello che speriamo siamo riusciti a creare è piuttosto una concordanza tra dalle foto che vedevamo prima d'estate, la copertura vegetale, tutto quanto con le erbe. L'inserzione dell'insieme del progetto, la sua vitalità nel paesaggio e d'inverno, al contrario, piuttosto delle facciate che sono molto semplici, che non c'è di bord o di toiture, e più o meno la concordanza si fa tra quei facciate che poco a poco vanno ad essere sempre più grigie, questo calcestruzzo su cui abbiamo mantenuto il fatto che non sia bellissimo sempre, cioè qui per esempio ci sono delle tache che sono state fatte in cantiere, le manteniamo, che per noi questa semplicità robusta o piuttosto rugosità più o meno appare e si collega con le rocce che abbiamo dietro. Quindi un po' parlavo della temporalità del progetto. Per noi c'è davvero stato questo, che abbiamo provato di riportare nel progetto, questo cambiamento tra una visione, una vitalità d'estate e qualcosa di molto più silenzioso, robusto, denso, che per noi esprimono gli edifici tra appunto, dunque, quindi estate e l'inverno. E le uniche robe che presento sul progetto, quindi qui sono i fienili, delle strutture che sono state difficilissime da costruire, da fare accettare dai diversi controlli, cioè qui siamo su delle strutture che sono capaci di ritenere quasi 2000 kg al metro quadro, quindi che non è niente. Quindi anche sono sempre dei discorsi interessanti di poter riuscire
oltre le dimensioni economiche, tutto quanto del progetto, a integrare queste dimensioni e a portare al frutto, al fine, la dimensione ambientale, quindi usare delle risorse locali e che ci sia una coerenza economica d'insieme nel progetto. Questa foto la mostro solo per spiegare una cosa. È che quando noi siamo arrivati sul progetto, il programma prevedeva che le mucche siano attaccate per tutto l'inverno. E lavorando con gli agricoltori abbiamo riuscito a fare muovere il programma e a proporre un dispositivo tecnico che permetteva che le mucche siano non legate, non attaccate per tutto l'inverno. Cioè che dura 7-8 mesi, dicevo prima, ma quindi che in pratica ci sia quella dimensione del benessere animale che quindi esistava già nel programma, perché anche se le mucche erano poi attaccate, gli edifici erano di miglior qualità che quelli che esistevano nel paesino, ma come architetti siamo arrivati a risviluppare il programma e a far intervenire quella dimensione del benessere animale in un modo molto più forte e coerente ancora. Qui è solo per mostrare anche che, anche se dall'esterno gli edifici si assomigliano, hanno una carenza architettonica, quello che abbiamo permesso e incoraggiato, è anche il fatto che alcun agricoltore può fare un po' quello che vuole nel suo edificio. Quindi qui, per esempio, c'è il portrait della vecchia nonna, una cloison che ha fatto con delle vecchie pareti e tutto quanto. Qui uno che voilà, mette dell'isolazione con delle pareti blu, verde, forte, tutto quanto. È solo per dimostrare che per questo progetto, quella dimensione dell'appropriazione collettiva è stata molto importante. E qui mostro anche quello che è solo un estratto di un giornale nazionale fatta su quella zona. Perché lo mostro? Perché quando siamo arrivati sul progetto, in pratica tutti i 9 o 10 agricoltori non andavano bene insieme. Cioè, le uniche noi lavoravamo con ciascuno, ognuno al suo giro, mai insieme, perché la discussione tra loro non era possibile. E dopo il progetto l'abbiamo finito 2012-13 più o meno, e quindi questo coso è stato fatto quest'anno, e quindi è solo per mostrare che quello che ci piace, ci torniamo un po' ogni tanto. 2016, per esempio, c'è stato un film che è stato fatto per la Biennale di Venezia, su quella zona, con appunto interrogatori, tutto quanto degli agricoltori, e quindi mostro quello per dire che quello che ci è piaciuto è che, per parlare come agricoltori, hanno scelto loro di farsi filmare su quella via agricola che permette di capire che, secondo noi, la dimensione collettiva tra là sono due agricoltori che prima non si parlavano, ma che quella dimensione collettiva in questo paese, il fatto di creare uno spazio comune, ha permesso della comprensione e della creazione, qualche parte, di una comunità agricola che oggi ci sono pieni di giovani che hanno ripreso le cascine, tutto quanto dei genitori. Qui mostro, sì, 1 ora 20, provo ad essere un po' più veloce. Mostro un progetto per un istituto sperimentale che abbiamo fatto. Un istituto nazionale con cui lavoriamo, abbiamo già fatto 5-6 progetti con loro, e quindi ci avevano questionato su questo progetto per farlo, e loro volevano farlo in un modo piuttosto effimero, tutto quanto, con
solo enfin, acciaio, plastica, tutto quanto. E quindi noi gli abbiamo detto: boh, vogliamo quello che ci interessa, se proponiamo qualcosa è di se proponiamo qualcosa è di arrivare a costruirlo, ma in legno con materiali locali che creano anche un legame sia con il territorio e anche che permettono di avere un benessere animale più logico e più in relazione con il più logico al confronto delle attività che ci sono qui. Quello che mi ho proposto anche è di lavorare su un dispositivo semplice, quindi di costruzione, dicevo, in legno e fisse. E al momento dell'appalto, quello che abbiamo fatto è che abbiamo interrogato un charpentier con cui lavoriamo molto e gli avevamo chiesto un prezzo e più o meno arrivavamo al prezzo finale che il committente aveva. E quindi abbiamo lavorato su moduli piccoli, piuttosto che fare un grande edificio come volevano all'inizio. Moduli piccoli che lavorano anche loro con il terreno, con piattaforme di altezze diverse e che si miscelano e che si accordano con il terreno esistente. Anche qui, con la volontà di creare una sorta di via agricola o di corte agricola su cui si aprono e si alternano ciascun edificio. La volontà anche di qui siamo in Auvergne e ci sono quelle costruzioni rurali in pietra molto autentica e robusta che si chiamano i bureau e che in pratica hanno questa tipologia molto semplice, affermativa di grandi tetti con una pendenza forte e delle facciate pure e semplici. E quindi è un po' tutto quello che abbiamo voluto ricreare, cioè una sorta di, boh, dicevo, corte agricola, ma di piccolo paesino, più o meno, di hameau, di un insieme di bureau contemporanei, e creando quindi con delle facciate molto semplici, affermative, che vengono qui, che si aprono su quello spazio di spazio comune agricolo. E anche qui con una precisione sul modo, sulla messa in scena del legno, senza debor, qui con i rai delle pareti qui che scivolano, che sono nascoste e che fa che nel tempo tutte quelle pareti di legno invecchiano in modo uniforme e costante. Cioè che non abbiamo una marca qui che resta gialla, poi il resto grigio e qui abbiamo il rai che qui sia nero o altro. Quindi questo progetto ci è piaciuto perché ci ha costretto a cercare e a approfondire una dimensione economica molto, molto profonda e cercando sempre l'efficacia massimale del dispositivo che potevamo mettere in azione. E cioè, per esempio, qui vediamo quello che spiegavo le facciate, ma qui, per esempio, non abbiamo le gouttière, cioè che la neve o l'acqua cade a terra, e qui abbiamo un dispositivo di raccolta nel suolo di tutte le acque che si raccolgono poi tutte insieme e che tra l'altro si innervano anche nel suolo e quindi permettono un'irrigazione anche naturale. E questo permette sia un'economia costruttiva e anche una robustezza, piuttosto che il fatto che qui la neve cade e non rompe niente, non c'è un ouvrage isungré o altro che potrebbe essere distrutto. Quindi c'è quell'efficacia economica che proprio è stata importantissima in questo progetto. Fatto anche, dicevo, che si accordano con il terreno, con la pendenza,
con piattaforme che si allungano nella pendenza. E anche il fatto importante per noi su quel progetto, sull'implantazione degli edifici che abbiamo tenuto e mantenuto piuttosto gli alberi che esistevano. E quindi non sono gli alberi che, gli edifici che vengono e poi degli alberi che rimettiamo per ricreare l'ambiente, il paesaggio attorno, ma al contrario, sono gli edifici che sono venuti accordarsi con l'ambiente che esiste e fare in modo tale che quello che esiste e che è importante non sia distrutto. A livello dei materiali, qui per esempio quello che è importante è quindi il fatto di aver usato un legno locale. Si vede qui il fatto che tutto sia pensato sia per avere un apporto di luce naturale, ma anche un'estrazione, una gestione dell'ambiente e dell'aria naturale all'interno dell'edificio. E anche qui, per esempio, il suolo è costruito con una terra rinforzata che permette che l'umidità, per esempio, della litiera passa attraverso il suolo e che non sia, come dire, non confortevole per le mucche. E qui anche era sia pecore che mucche. E quindi mostrare anche che con la charpente, con l'uso del legno, materiali chiari, apporto di luce, c'è un ambiente, un benessere animale che a noi ci importa e che abbiamo reso possibile avendo come architetti al momento detto no, noi non vogliamo costruire gli edifici così, non come voleva il committente e che oggi il committente ne è felicissimo. Però è dire anche che al momento il nostro mestiere per noi ci impone anche di avere delle posizioni che sono un po' non vendicative, ma abbastanza forte e su cui dobbiamo avere fare delle proposte abbastanza forti che non sono sempre nel senso del committente. Resta ancora due progetti. Questo è il Centre Équestre de Publise. Anche qui quello che è importante di capire che è un sito turistico. E il committente, quando siamo arrivati sull'appalto, aveva fatto un'étude di fattibilità con un pianta di implantazione di edifici e che diceva in pratica che per lui era meglio di avere la parte del fumier in una parte, il manège in una parte, i box per i cavalli da un'altra parte e il box per l'hangar per il fieno da un'altra parte. E noi gli abbiamo detto che secondo noi era sbagliato e che pensavamo che era più interessante e più logico di creare un insieme unico. Perché qui la foto è presa dall'ingresso del sito turistico e quindi quello che avevamo detto è che in pratica se tutto era staccato, magari avevano l'impressione che gli edifici sarebbero stati più piccoli, tutto quanto, e che l'integrazione paesaggistica sarebbe stata migliorata, però il legame e lo spazio tra tutti questi edifici poteva essere un po' più problematico e complicato da gestire. Soprattutto d'inverno, con le tracce dei trattori e tutto quanto, tutte le sale venue dell'agricoltore, che avrebbero reso il sito non tanto qualitativo. E quindi abbiamo avuto quella proposta di dire: integriamo tutto su un unico stesso tetto. Che quindi è stato anche un discorso un po' duro da tenere, ma che alla fine ci permetteva anche l'argomento era di dire che facciamo una superficie, quindi qui è il progetto, qui è un lago e qui è quindi l'entrata della zona turistica. E quindi quello che abbiamo detto, abbiamo detto che per noi l'importante quindi era di mettere insieme tutti gli elementi del programma e
di lavorare anche con il terreno naturale, anche se alla fine l'edificio fa 3.000 metri quadrati, quindi è abbastanza importante, ma il fatto piuttosto di lavorare su un volume unico che è reso un po' più complesso con l'aggiunto dei programmi diversi e giusto con il suolo, permetteva un'integrazione radicale ma piuttosto astratta nel paesaggio. Qui quindi si vede il lavoro nella pendenza, quindi qui è lo spazio del couloir d'alimentation, qui il manège che vedevamo prima nella sezione. Questo dispositivo, qui siamo dal couloir d'alimentation, quindi dei box per i cavalli, permette anche di avere un rapporto abbastanza fine con l'ambiente vicino, cioè qui abbiamo la carriera e dietro c'è il cammino agricolo che è sotto, un metro quasi sotto, e qui siamo nella canopea degli alberi, quindi qui d'inverno vediamo solo i tronchi, però d'estate siamo proprio nel feuillage degli alberi, quindi una vicinanza con l'ambiente abbastanza forte. E anche quello che ci piaceva era quella duplicità del progetto, cioè sia qualcosa che è astratto, un po' strano visto da sopra, che non ha scala in un certo senso, e dall'altro lato aperto verso l'ambiente, la vallata e la foresta che è qui sotto, qualcosa di molto aperto che è in legame e in collegamento diretto con il suo ambiente qui. E quindi quello che mostro anche qui è quella duplicità, quindi tra le copertura e le facciate aperte, qui le zone anche di stoccaggio, di avere alla fine un materiale che viene a ricoprire, che qui, come per Bonneval, quello che dicevo, non abbiamo in pratica una scala costruttiva, cioè solo un unico materiale, quindi sono delle ganivelle di castagno che sono usate sia per bloccare la neve o la sabbia, che abbiamo messo sia in copertura che in facciata, e che in pratica è un materiale robusto, naturale, tutto quanto, potremmo anche dire un po' industriale, che abbiamo messo qui, e che in pratica ci permette di rendere astratto quella massa, quel volume, e di accordarlo piuttosto sia con le pendenze, tutto quanto del tetto, che anche alle colline che sono indietro, o le parcelle di terra, tutto quanto, piuttosto essere in questo registro del paesaggio che nella dimensione costruita, quindi per quella parte, e avendo sotto quindi tutto un insieme di attività che fanno l'insieme della cascina, il fieno, le manège, le box à chevaux, che sono messe tutte insieme e che creano un rapporto abbastanza semplice e astratto con il paesaggio. Questo materiale, allora, l'abbiamo anche usato in modo diverso per questo progetto. Qui ci piaceva di usarlo perché in pratica era già non rovinato, usato, nel senso che il legno qui, quando è fatto da un insieme di rouleau, che ognuna parte del legno si è già mossa in un certo modo, e quindi se si muove ancora non è importante e non è grave, nel senso che in Italia penso che sia più o meno la stessa roba, ma quello che faceva paura al committente è che la gente dice che il legno fa vecchio, è grigio, si rovina, tutto quanto, e dicendo, boh, qui abbiamo già messo qualcosa di già, non rovinato, ma che si è già mosso, che è naturale e che in pratica non si vedrà l'evoluzione alla fine del materiale, perché ora se si muove c'è già quel pezzo che è arrivato che è mosso e accettato tale, e quindi che permette anche che
quel dispositivo, quell'uso del legno in facciata si è anche ammesso come dire, nella cultura locale del territorio. E in pratica, quell'edificio è costruito vicino alla nostra casa, vicino a Verno, e quindi che dopo adesso 6-7 anni, non, anche se è un grandissimo edificio, tutto quanto vicino a un sito turistico, non ha mai avuto una critica dalla gente, è quello di cui il committente è abbastanza, a cui accordava molta importanza e di cui è fiero, e che ora ci ha permesso con questo dispositivo di avere un rapporto economico, di interazione e di presenza nel paesaggio forte, semplice e radicale, ma anche semplice e frugale. Qui mostro un hangar lo mostro perché più o meno la stessa logica costruttiva del progetto che ho presentato prima, che abbiamo anche qui usato delle ganivelle su alcune facciate del legno più semplice, semplicemente su altre facciate, ma quello che è importante di capire è che siamo anche arrivati su questo progetto che è un committente che ha un centre équestre, ha un po' di soldi, però aveva un progetto fatto da un altro architetto. Che era piuttosto un edificio agricolo classico con un'apertura qui, e quindi lui ci ha chiesto perché non andava tanto con l'altro architetto, ci ha chiesto di lavorare sul progetto, e quindi subito gli abbiamo detto che per noi era un errore di costruirlo come era previsto, perché non reagiva, quel nuovo edificio non reagiva con gli altri edifici che erano presenti qui. E quindi quello che abbiamo provato a fare è piuttosto lavorare in, come dire, capire e costruire un hangar agricolo in reazione e complementarità con la corte e gli altri edifici che esistevano. Quindi con dei dispositivi semplicissimi, cioè qui un ingresso qui, che non era previsto prima, che apre sulla corte e sull'altra, sulle box a cavalli che sono qui, qui che non è finito, con una clotura che viene qui e che permette di portare fino allo spazio, in cui sono i cavalli qui, i prati e le pâture fino a qui, quindi non consumando di nuovo più spazio agricolo. E anche tipo questo, lavoravamo per lui per un altro progetto, e quindi anche recuperando quella porta qui da un altro progetto, quindi facendo del reemploi, quindi sia delle ganivelle che un dispositivo, spiegavo, un po' comune di modo per mantenere sabbia o neve, e anche usando legno locale e anche degli elementi che abbiamo preso dal committente, da altri progetti che se non devono essere distrutti. E anche quello che ci interessava, scusi, mette un po' di tempo per caricarsi. Quello che ci interessava era anche di dire che di portare più a lungo quella trasparenza di queste pareti, delle ganivelle, perché qui semplicemente per dire che alla fine è un hangar à fourrage, è quindi una sorta di reservoir, cioè che fine dell'estate, quando il fieno è fatto, è pieno, e alla fine dell'inverno poco a poco si diventa sempre più vuoto. E quell'edificio è visibile da una strada d'ingresso al borgo, e quello che volevamo raccontare è di dire, ora, c'è il sito esistente, quell'edificio che è un po' un segnale semplice tra edifici e spazio agricolo, e che alla fine, lungo quella via, con quelle pareti trasparenti, sia quando sarà illuminato la sera o anche di giorno la trasparenza si vede,
far capire anche quella nozione delle risorse, della storia un po' rurale, del fatto di dare a mangiare agli animali, che c'è quella variazione e sequenza della grange nel paesaggio, che creerà anche una dinamica nel paesaggio. Quindi in pratica, voilà, il fatto che questo stockage, questo hangar, agisce come una sorta di segnale semplice che racconta le pratiche agricole in un modo molto silenzioso e evidente e astratto anche. Ecco, è sempre anche quello che dicevo, quell'efficacia necessaria, cioè qui abbiamo usato dei materiali proprio poveri. Questo è del policarbonato, l'Iganivelle non è che costa tanto, tanto caro, e un'adeguazione di dettaglio tra il bardage che viene a essere coperto con pochi materiali, di zingo, e la ganivelle che semplicemente viene sopra la costruzione. Magari ho un ultimo progetto. Posso? Sì, Pier, Sì, tranquillo. Sì. no, ma è solo per sapere, perché sì, lo fa 1:43. Quest'ultimo progetto è perché qui ho visto il tema che volevo affrontare stasera, ho solo presentato edifici agricoli. Qui presento un equipment, una costruzione che abbiamo fatta. Che abbiamo fatto nel 2014, che è un insieme che è sempre una zona che ha dei valori ambientali proprio forti, vicino a un lago, vicino a Chambéry, in Savoia, quindi che è una riserva regionale naturale. E quindi sì, il programma era uffici della comunità dei comuni, spazi di esposizione, sale riunione, piccolino ristorante e ufficio turistico. E quindi quello che abbiamo voluto fare è anche qui, anche se è un progetto pubblico, è di parlare e di inventare con il territorio. Prima magari quello che vedete qui sulle facciate, sul modo della copertura, vettura che è qui, quello che ci piaceva anche, e quello che per quello anche che mostro quel progetto, che alla fine ha molto legami con tipo il centre equestre di Publis o lo hangar che ho appena presentato, che anche se voilà, è un edificio pubblico, tutto quanto, usiamo anche qui alla fine dei materiali molto poveri. Cioè che la copertura, anche se sembra molto curata e più astratta, ma è composta da un tetto in policarbonato che si sviluppa su una zona su cui, vediamo un po' qui. Scusi, si carica, che c'è tutto lo sviluppo del livello della struttura, sopra quindi la copertura che è qui, e quindi sopra quell'effetto della ricopertura del legno che quindi si vede qui quando siamo sui lati, che permette di creare degli effetti che l'edificio cambia sempre di viso. Ma soprattutto quello che ci piaceva è che nell'uso di quei materiali un po' poveri, rurali e semplici, è di tenere anche un obiettivo economico che fa che questo progetto l'abbiamo costruito con non tanto soldi alla fine, rispetto al livello di qualità che ci può essere. E quindi c'è quell'effetto lì che quindi costruire, dicevo, costruire con il territorio,
Voilà, ancora una volta, perché abbiamo fatto questo qui? Semplicemente perché su questo lago ci sono non so se ce l'ho qui, ma ci sono tutto un insieme di metodi di protezione delle rosoliere che sono fatti con dei picchi di acacia o di castagno sull'acqua che creano delle lunghe linee. Di piquet, dei poteaux così che sono messi nell'acqua, che sono messi uno su due e che quindi creano delle linearità di legno sul lago che sono abbastanza forte. E quindi abbiamo voluto ricreare e ripensare quello a livello dei materiali, quindi con una visione un po' più astratta, ma riprendendo quindi questo gioco di del legno che è messo uno su due, creano delle linee e che sono c'è una percezione sempre diversa, evolutiva nel tempo e che quindi anche quando vediamo l'edificio da un lato o dall'altro, con le linee, con la trasparenza del tetto, tutto quanto è in evoluzione costante. Boh, qui anche il gioco, ma dettaglio semplice, che qui per esempio c'è una linea di caduta dell'acqua che è aperta e quindi quando piove, perché anche lì piove abbastanza spesso sul territorio, c'è tutto un gioco sia che siamo coperti, ma anche che l'acqua che cade si vede. Boh, è un dettaglio, ma che per noi ha la sua importanza. E dicevo anche quindi costruire con il territorio, in che modo? In modo semplice, cioè che tutto il lago, tutto attorno a lui, ci sono tutte molte costruzioni piccole che sono fatte per coprire le navi. E quindi quel tema che abbiamo ripreso è un po' quello. Cioè con le parti di tetto che si prolungano, tutto quanto, con l'ombra che è proiettata sui volumi indietro, è proprio quel fatto di avanzarsi e di andare in direzione dell'acqua e riprendere e riaffermare quella tipologia molto semplice e domestica è quella figura che ritroviamo su tutti i bordi del lago. E infine anche quello che parlavo quindi della differenza della copertura nel giorno delle trasparenze, ci piaceva anche, ci sembrava importante di fare anche di mettere in moto quel dispositivo anche per far capire, in modo tale che questo luogo, che è un luogo che un po', come dire, che è un po' federatore a livello del territorio, che abbia una presenza semplice, un significato ora, semplice senza dirne troppo, e cioè il fatto solo che il tetto si illumina permette per noi di creare un segno che, ora, con il gioco là, sul legno, ancora una volta con le trasparenze e tutto quanto, permette di dire, bon, si afferma nel paesaggio e invita, fa un segno semplice che invita anche a farsi riconoscere come luogo importante del territorio con semplicità e di invitare anche a venire e ad abitarlo. E soprattutto, quello che ci sembrava importante in quel dispositivo è anche il fatto di sviluppare una dimensione poetica, cioè che questo lago è stato abitato dal Neolitico, da pescatori, tutto quanto, e i vecchi disegni delle hutte di pescatori che abbiamo trovato erano un po' su questo modo di lati di legno, tutto quanto, di paglia o di abitazione semplice, e riprodurre con l'immagine del tetto, tutto quanto, gli effetti, ma ancora una volta semplicissimi della luce, permetteva di ritrovare quell'immagine delle hutte messa
fanno presente vicino al lago e all'acqua. E quello diciamo perché è quello a cui pensavamo, ma boh, che non avevamo mai tanto detto al committente. È solo alla fine del progetto che è venuto, ci ha portato una rivista, ha detto: ah, ma che spiegava la vita neolitica, tutto quanto sui laghi. E guarda, che ci ha detto: ah, ma infatti è quello che abbiamo fatto. E quindi siamo detti: boh, era un po' nel giusto, ma è quell'intenzione là che avevamo anche. E quindi guarda, con un dispositivo semplice di copertura in policarbonato, legno abbastanza astratto, delle forme semplici che sia prendono delle figure del territorio, anche dei materiali che trasformiamo un po', di a creare a delle relazioni polisemiche, un po' tra progetto e territorio. Ecco, voilà, magari finisco la presentazione qui. No, solo magari per dire in sintesi che voilà, per noi c'è questo legame che dicevo all'inizio tra scala larga, avanzata agricola, costruzione agricola e anche se è sempre in ambienti economici molto stretti, trovare delle soluzioni inventive e che rispettano l'ambiente e anche di creare dei spazi di apertura e di collegamento tra architettura e paesaggio. Voilà. Quindi lascio magari la parola adesso.